e gin nel cuore caldo del profondo sud. Ehi, Hack e Jim in barca vanno su Mississippi, è bianco Hack e nero è Jim, ma amici per la pelle fanno tutto a metà, mille avventure contro i caimani nelle paludi tropicali. Sappie mobili che sbarrano la via. Ehi, Hack e Jim nel cuore caldo del profondo sud, mentre cotone spunterà, mortali lotte galli fanno già, e gli avvalori fanno i pretoni dove cacciavano i moicani. Lo showboat con la sua orchestra allegria. Il povero Jim, ferito e stremato, è stato soccorso e trasportato in questa casa. Ecco fatto. Sei a posto. La tua ferita è stata medicata. Lasciatemi andare! Miseriaccia, preferisco affogare nel fiume. Signorino Giorgio, stia dentro, se no prenderai raffreddore. E tu chi sei? Mi chiamo Jack, signorino Giorgio, sono stata assegnata al suo servizio. Signorino Giorgio? Ah, sì. Ehi, un momento! Cosa? Puoi lasciarmi vivo? Ma no, signorino, non è tanto calda. Le assicuro che è a temperatura giusta. Adesso devo usare questa. Cos'è? Una spazzola, signorino, si dia una bella... No, non voglio! Non mi piace! Lo posso farlo, per piacere! Basta, mi sto facendo il sole di... George, questa camicia è un po' strettina, ma va bene lo stesso. Ma io non ho mai dormito acconciato in questo modo. E dormirà anche con questo. Ma cos'è? Un berretto da notte, signorino George. Ehi, Robert. Cosa c'è? Vieni qui. Guarda questo avviso. Mi sono ricordata la sua faccia perché lo tenevo nel cassetto della biancheria. Guarda. Cosa? Come? Un ricercato? Proprio così, Robert. C'è una taglia di $300 su quell'uomo. E ora che si fa? Allora? Ah, buono. Ma dove vieni, giovanotto? Dall'Arkansas, signore. Dall'Arkansas, allora hai intrapreso un viaggio molto lungo, figliolo. Eh? Ah, sì. Laggiù avevamo una fattoria. Davvero? Era una fattoria grande? No, direi piuttosto piccola. Cosa ne è stato della tua famiglia? Ecco, la mamma è morta che ero ancora piccolo. Papà ha lavorato duro per crescermi. Non solo per me, ma per tutta la famiglia. Avevo una sorella Anna e un fratello Bill. Le cose sono andate male, purtroppo. Un inverno ci fu il gelo e tutto il raccolto andò perduto. Oh, povere creature, allora cosa avete fatto?
Mia sorella se n'è andata senza dir niente. Forse è scappata con un giovane che papà non le lasciava sposare. Allora mio fratello è partito alla sua ricerca, ma anche di lui non abbiamo saputo più niente. Papà è stato costretto a vendere la fattoria e poco dopo è morto di crepacuore, senza un soldo in tasca. Non avevo più nessuna ragione di restare nell'Arkansas e così sono salito su un battello per cercare un altro posto e poi sono caduto. È una storia triste, povero ragazzo. Quindi ora sei rimasto solo? Se vuoi, figliuolo, puoi restare a casa nostra. Potremmo essere noi la tua nuova famiglia. Che idea meravigliosa! Diventeremo amici e giocheremo insieme. Volete dire che posso restare qui? Certo, ho sempre desiderato un altro fratellino. Sono certa che loro saranno del mio parere. Sono d'accordo anch'io, papà. Non devi dare una risposta subito, dormici sopra. Buck, accompagnalo nella tua stanza. Buonanotte. Buonanotte, George. Buonanotte, Sofia. Notte, Sofia. Vieni, George, andiamo. Noi dormiamo qui. Miseriaccia, che bella camera. Dimmi che resterai con noi, Hack. Sono certo che ti troverai bene e ci divertiremo. Vuoi? Ancora non so. Piuttosto, chi sono questi Shefferson? Gli Shefferson vivono a pochi chilometri da qui, sul fiume. Sono i nostri nemici. Nemici? E perché? Che cosa hanno fatto? Non so come si è cominciato, ma siamo nemici da tante generazioni. Non possiamo proprio sopportarci. Vi sparate addosso? Beh, nel passato è successo. Per questo siamo sempre allerta con i fucili pronti. Pensi che potrebbe succedere ancora? Ma... e chi può dirlo? Avanti! Ecco i suoi vestiti, signorino George. Ma quelli non sono i miei. Domattina indosserà questi. Buonanotte, signorino George. Su, vieni, mettiamoci a dormire. Vengo. Lily! Dove ti eri cacciata, Lily? Sono stato tanto in pensiero per te. Come hai fatto a trovarmi? Ma quello è uno scoiattolo. Sì, si chiama Lily. Siamo tanto amici. Non sai quanto sono felice di averla ritrovata. Huck. Huck. Dove sei? Jim. Sono vittime di un incubo e si chiamano disperati. Ma purtroppo sono in luoghi diversi. La luna brilla su di loro, ma non rivela dove ciascuno di loro si trovi. Huck per tutta la notte seguita ad agitarsi nel sonno, rivivendo gli spaventosi avvenimenti del giorno precedente. Ci viene addosso! Salta, Huck! Tieniti forte, Lily! Jim, dove sei? Jim, rispondi! Fermatevi, non sono mica un ladro! Io chi? Come ti chiami? Ce l'avrai un nome, no? Dove sono? Ora ricordo, mi hanno accolto in questa casa. Eh? Ehi, Lily, ci sei?
sei anche tu. Lily, sono nei guai e tu devi aiutarmi. Ho dimenticato il nome che ho dato ieri sera. Come ho detto che mi chiamavo? Te lo ricordi? Buongiorno. Ma che fai alla finestra? Oh, niente, guardavo. Dimmi un po', a te piace andare a scuola? Ma vuoi scherzare? Io lo odio con tutto me stesso. Non conosco nessun ragazzo a cui piaccia andare a scuola. Tanto per cambiare. Allora scommetto che non sai neppure scrivere il mio nome. Ma certo che lo so scrivere. Non sono mica così scemo. Vieni qui, guarda. George Jackson. Ecco qua, che te ne pare? George Jackson. È fantastico, non hai fatto neppure un errore. Senti, io voglio vederci chiaro in questa faccenda. Aspetta il mio ritorno. Jim. Dove vuoi andare in quelle condizioni? Tu sei Jim, quello che stanno ricercando, non è vero? Hai sentito? Vuoi rispondere? Allora? Insomma, vuoi dire che per scendere a fare colazione devo vestirmi in questo modo? Proprio così, signorino George, è indispensabile. I Grangeford sono una famiglia rispettabile. I loro modi potrebbero essere di esempio alla corte di qualche re d'Europa. Se lo ricordi, signorino George, stia molto attento, altrimenti farà brutta figura. Che ne so io come si comportano in Europa? È semplice, signorino. Basta osservare quello che fanno gli altri. Il signor Grangeford è un uomo molto distinto, un gentiluomo raffinato. Lo sa, signorino George, chi è stato colonnello dell'esercito? Mi ci mancava un colonnello. Finché gli altri non si saranno seduti a tavola, lei stia in piedi, mi raccomando, perché se fa un errore, la colpa è mia. Capito, signorino? Come no? Accidenti, non sono mai stato così nervoso. Lily, vieni con me in cucina che ti do qualcosa da mangiare. Buongiorno, George. Buongiorno, George. Buongiorno, signori. George, vieni e siediti qui. George, vieni, la tua sedia è accanto a me. Buongiorno. Buongiorno. Papà, mamma, noi tutti desideriamo porgervi i nostri migliori auguri di buona salute. Tante grazie. Grazie. Ora puoi sederti, George. Avanti, siediti. Lo sai, papà, che è quasi un anno che hanno ammazzato nostro cugino Buzz? Già, ma da allora sembra che gli Shepherdson si stiano comportando bene. Sì, figurati, ci vogliono prendere in giro. Credo di indovinare che cosa hanno in mente. Ho capito. Già, sono più di 30 anni che le cose stanno così. E non possiamo fare la pace in una notte. Fare la pace con loro, mamma? Come puoi pensarlo? Io gli Shepherdson li occuperò tutti quanti, uno per uno. Oh, ne hai di coraggio, figliuolo. Quando ci saremo sbarazzati di loro, potremo finalmente vivere in pace e riavere la terra che ci hanno tolta. Tu, George, sei un forestiero e non conosci tutta la vicenda. E quindi non puoi capire questi nostri problemi. Ma cosa dici, Sofia? Neanche lui può sopportare quei maledetti Shepherdson. È vero, George? Come? Ecco, non so, non li ho mai visti. Colonnello!
Colonnello! Cosa c'è? Colonnello, chiedo scusa per l'irruzione. Che accade? Gli Shefferson ne hanno fatta un'altra delle loro. Hanno rubato tutto quanto il cotone che avevamo appena raccolto. Dannazione! Sentito, Bob. Avanti, ragazzi, bisogna muoversi subito. Aspettatevi, vengo con voi. Mac, tu resti qui. Questo è compito dei grandi. Ci pensiamo noi. Torneremo presto, mamma. Fate attenzione, figlioli. E non ti preoccupare, mamma. D'accordo. A presto. Avanti, non fare quella faccia. Non devi avere paura. Non abbiamo alcuna intenzione di denunciarti. Mi devi credere. Mia moglie ha ragione. Devi fidarti di noi. È vero, siamo dei bianchi, ma ne abbiamo abbastanza dei pregiudizi e delle discriminazioni contro i negri. Una volta avevamo una grande piantagione e tanti schiavi, ma per mantenerli abbiamo dovuto sopportare angherie e soprusi da parte di altri piantatori, finché non ce l'abbiamo fatta più e siamo stati costretti a fallire. Ma ti assicuro che oggi siamo più felici di allora. Siamo soli, io e mia moglie, e viviamo di caccia e di pesca. Come vedi, non abbiamo bisogno di incassare quei dollari. Quando ti ho salvato non sapevo neanche che ci fosse una taglia su di te. È vero, ha ragione. E avete anche curato la mia ferita. Era naturale, stavi delirando per la febbre e per il dolore. Vi ringrazio. Mi chiamo Robert e questa è mia moglie Annie. Io sono Jim e non dimenticherò mai quanto avete fatto per me. Per carità, non ci devi nulla, vero Annie? È vero, Jim, non è proprio il caso di ringraziarci. Ecco, volevo chiedervi una cosa. Quando mi avete trovato presso il fiume, avete visto qualcuno nei dintorni, eh? Chi? Un ragazzo bianco che si chiama Huck, Huckleberry Finn. Huckleberry? Lily, nessuna traccia di Jim. Su, vai dall'altra parte, cerchiamo meglio. Tesoro, ci cacceremo di nuovo nei guai. Non possiamo rischiare, è troppo pericoloso. Non possono impedire il nostro amore, Sofia. Lascerò la mia famiglia. Ma cosa dici? Non puoi farlo, Jimmy. Sarebbe la causa di ulteriore attrito tra le nostre famiglie. Non abbiamo altra via d'uscita, Sofia. È l'unica soluzione che c'è rimasta. È proprio bella. Chi sei? George! È George. Che cosa sei venuto a fare qui? Ah, guarda, cioè, facevo una passeggiatina, signorina Sofia. George? Non l'ho mai visto prima. No, abita con noi da poco. Capisco. Allora verrai via con me? Sì. Ma dici sul serio, ne sei sicura? Sì. Bene, ora vado. Jimmy, ti prego, stai attento. Non mi importa, Sofia, io ti amo. Lo so, Jimmy. Stai tranquilla, cara, non ti preoccupare. George! Ah, sì. Ti prego, George, di non dire a nessuno quello che hai visto qui, capito? Allora, George, dico a te. Stia tranquilla, Sofia. Sarò come una tomba. Non ho visto niente, non ho sentito niente e non so niente. Oh, grazie. Correte! Ho trovato un uomo! Dove? È affogato? Poveretto, ormai è troppo tardi. Ma chi sarà? Signorina George. Bessie, di chi si tratta? Deve essere uno schiavo fuggito, ne sono sicuro. Nessuno che lei conosca, signorino George. Povero figlio, non ce l'ha fatta. E ha negato il nome della libertà. Jim! Su, si allontani di qui, signorino. Nel cuore caldo del profondo su, mentre il cotone spunterà, molta di lotte cani fanno già. I pastori fanno i pretoni,
corpo.